Ciascuno recita un suo ruolo nel dramma della vita. Là voi vedete un'Elena a rifarsi bene il trucco per piacere a un Menelao o un Paride quando è il suo turno. Laggiù, se osservate bene, spunta il giramondo Odisseo pronto a far sgambetto a Enea. Tuttavia, pur se fossimo all'ultimo atto e stesse per calare su di noi un gran sipario, ciascuno di noi spera sempre di essere stato degno nel ruolo che nel dramma della vita ha recitato. Siete proprio sicuri che Laedo fosse sobrio allorché scriveva questa nostra storia? Di aver capito che siete i reali sconfitti da questa guerra. I veri eroi sono i troiani, che loro hanno combattuto per la patria. Invece gli Achei hanno combattuto per la voglia di combattere, perché dovevano distruggere Troia, perché ci stava una donna di mezzo, secondo il mito. Cioè, politicamente che Troia. Eppur fra le irrequiete e tumultuose onde, beffardi gli dei sparpagliaro e dispersero quegli stessi che causa furo di lutti e sventura per Ilio, la raggiante. I legni velivoli degli Achei, di Epeo e di Nestore e di altri ancora, da etere e divine mani spinte, ormeggiarono infin su tali soleggiate e miticoste. E per sì fatto divin capriccio, vincitori e vinti, Achei e Troiani, di una guerra in ormai remoti tempo e spazio, gli uni degli altri al fianco si colsero, in questo fecondo suolo, a mura e recinti eriger per la di lor giovine casa, una novella patria, una novella speme. Sapere e sapienza vi alimentino, siate assetati di conoscenza, meravigliatevi sempre, non sopite le vostre menti, giurate questo, o valorosi, e i vostri nomi, le vostre vite, le vostre arti, come freccia scoccata dall'arco, per mano di Mnemosine, attraverseranno la storia, nei millenni a venire, fino a quando un uomo, di stirpe tracia, nuova luce farà brillare, consegnando per sempre a futura memoria di presente passato. Epeo è il mio nome, e gli dèi mi donarono ingegno. Sono il costruttore del cavallo di Troia, rispettato tra i vivi, meno tra i morti, che agitano i miei sogni. Scusate, ma io poco c'entro con tutta questa confusione. La situazione comunque è ingarbugliata e adesso provo a raccontarvela. Voi però non mi avete visto.
Ahimè, disse Giove, incolperà l'uomo dunque sempre gli dèi, quando è per i suoi errori che patisce e soffre e dei suoi mali a noi dà carco, e la stoltezza sua chiama destino.